Buongiorno a tutti e grazie di essere qua. Come ormai è noto a tutti, questa mattina al largo delle coste marchigiane, nella parte della prossimità della provincia di Pesaro Urbino, c'è stato un sisma molto violento, molto forte, una scossa maggiore di 5,7 nella scala Richter. E che chiaramente poi si è sentita con un'intensità minore nelle città, però abbiamo subito allertato il sistema di protezione civile, i vigili, le prefetture, i vigili del fuoco, tutto il sistema, i comuni, e abbiamo consigliato a tutti la chiusura nella giornata di oggi, soprattutto nella provincia di Ancona, nella provincia di Pesaro Urbino, delle scuole, per fare la verifica degli edifici, per capire se negli edifici sono riportati danni. Così chiaramente anche un sopralluogo, una verifica di tutte le altre strutture di natura pubblica, e tantissime sono state, oltre 1.000, le chiamate al 112 per gli edifici privati per segnalazioni di minore intensità. Sono in corso le verifiche e i sopralluoghi, c'è già stata una riunione del comitato in provincia di Ancona, credo anche in provincia di Pesaro, c'è stata una convocazione del COR, ce ne saranno altre nel pomeriggio, e dove continueremo a monitorare l'evolversi degli eventi e anche nell'arco della giornata come continueranno le scosse, che come voi potete comprendere sono susseguite alla scossa, Mettere alle in due scosse. sicurezza, no Pirozzi, mettere in sicurezza perché. E quindi dicevo, siamo davanti a una serie di scosse che si ripetono dopo la scossa principale. Vediamo come evolverà la situazione. Siamo chiaramente tutti in allerta e seguiamo dalla sala della protezione civile regionale l'evolversi degli eventi. Quindi per il momento comunque non ci sono state, diciamo, segnalazioni di danni particolarmente gravi e Per di in crollati. questi casi bisogna aspettare sempre la valutazione finale, no? Però per quello che concerne le notizie che noi abbiamo in questo momento, non risultano segnalazioni di danni gravi. Ci sono i sopralluoghi in corso nelle strutture private, nelle strutture sanitarie, nelle strutture pubbliche, negli edifici che sono sede delle istituzioni, nelle scuole, quindi c'è tutto un sopralluogo in corso, e questo sopralluogo in corso poi alla fine cercheremo anche di capire. Quello che io so, questa mattina mi sono sentito subito nell'immediatezza dell'evento col capo della Protezione Civile Nazionale Curcio, mi sono sentito che mi ha chiamato col Presidente del Consiglio, con il quale siamo in continuo contatto, con tutte le istituzioni, con Curcio mi sono sentito altre volte, chiaramente col Prefetto Lega, e siamo in costante monitoraggio della situazione. È chiaro che dobbiamo vedere sia la ricognizione dei sopralluoghi che l'evolversi degli eventi per dare maggiori informazioni che possono essere anche più precise. Come avete visto, anche per il tramite dei social, girano dei video che fanno capire l'intensità della scossa sentita e percepita nella nostra regione, non altro anche alcuni danni, ad esempio, ne cito uno per tutti, quelli della stazione di Ancona, dove si vedono cadere, no, dei pezzi di muratura nelle prossimità delle pensiline. Quindi dobbiamo fare delle verifiche attente per capire quelle che sono le situazioni reali alla fine delle ricognizioni. È previsto l'arrivo di Curcio oggi, nella giornata di oggi. Non, per il momento non è previsto l'arrivo di nessuno, nel senso che monitoriamo la situazione ognuno dalle nostre postazioni. Io avevo un viaggio a Roma per l'alluvione che ho dovuto non fare di persona, ma è partito il mio capo di gabinetto, perché ritengo che sia più importante oggi sorvegliare direttamente e monitorare direttamente dalla sede principale l'evolversi degli eventi. Per quanto riguarda la zona dell'alluvione, ci sono molte famiglie che sono fuori dalle case, quindi come si procederà anche per loro? Penso che
Oggi c'era e ci sarà un incontro, io parteciperò da remoto, però il mio capo di gabinetto sarà in presenza a Palazzo Chigi per fare il primo incontro, diciamo, l'interlocuzione in presenza col nuovo governo e per appunto capire quelle che possono essere tutte le misure che potranno essere messe in campo nelle prossime settimane. Però l'incontro era previsto per le ore 13. E quindi prima delle ore 13 non potrò alla fine, poi magari oggi pomeriggio ci sarà un altro punto stampa per fare una ricognizione sul sisma e gli eventi sismici, magari aggiorniamo anche per l'anno. Se ci sono delle domande, altrimenti. Per domani le scuole per l'aria futura pensate di decidere più o meno quando. Chiaramente noi consigliamo a tutti di fare le verifiche con la massima attenzione, quindi i sindaci e le strutture tecniche devono prendersi il tempo che ritengono necessario. Come per la provincia di Pesaro, Urbino e Ancona abbiamo sollecitato e consigliato la sospensione delle lezioni nella giornata di oggi. Per le altre tre province, crediamo che la situazione vada valutata di caso in caso in base a quello che pensano i prefetti e i sindaci di competenza. Grandi strutture sanitarie, Presidente, ospedali Beh, le a parte. strutture sanitarie sono in corso di ricognizioni, però sono in questo momento rientrati tutti. Anche Villiceto, dove questa mattina sembrava la maggiore problematica, a me risulta che stanno rientrando. Cioè, non mi risulta, ci cioè, hanno detto durante il CORE, i vigili del fuoco. Il tribunale ancora Sul tribunale non ho notizie dirette, credo che dovranno fare i sopralluoghi le strutture tecniche. Sì, ma poi alle 16 speriamo di avere ulteriori notizie al termine delle quali potremmo risentirci. quindi prevista un'altra conferenza Alle stampa intorno 16? Beh, alle 16. intorno alle 16 No, c'è il conferenza stampa. CORE, poi Abbiamo alla l'avvio. fine intorno alle 18, 18:30, vediamo anche se devono essere degli eventi in giornata. Ma alle 16 si riunisce Il CORE. il corpo. 16:30. 16:30. Se non ci sono domande, io vi ringrazio e ci riaggiorniamo nell'arco della giornata. Grazie.